Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Però ho tutti gli snack nella coda. Tutte le bricioline. Pulisciti, dai. Oggi è San Martino, però siamo a casa. Allora, vi dicevo che oggi è San Martino. Spero di farvi uscire questo video proprio oggi stasera o al massimo domani mattina, perché mentre registro vado editando allo stesso tempo, quindi spero di far presto come ho fatto con il vlog di Halloween. Andatelo a rivedere se non l'avete visto, non molte persone l'hanno visto, forse perché l'ho pubblicato di sera. Comunque oggi è San Martino e io ho questa bellissima ricetta di biscotti farciti con crema di ricotta che si chiamano San Martinelli. Questa è la ricetta, fate uno screen, salvatevela se la volete fare. E adesso io qua sono pronta col mio tagliere, mi vado a preparare tutti gli ingredienti e la vado, inizio a farla perché l'impasto deve lievitare circa 2 ore prima di essere infornato. Quindi adesso mi preparo tutti gli ingredienti, vi faccio vedere la preparazione, vi farò un voice over perché sicuramente mi metterò un video di sottofondo. E niente, oggi ho tantissime cose, voglio fare tantissime cose, tra cui anche, spoiler, togliere le cose d'autunno e iniziare a mettere le cose natalizie, perché domani, se tutto va bene, andremo in città e magari faremo anche un po' di shopping natalizio. Quindi però devo vedere prima che cosa ho, perché non me lo ricordo più. E niente, adesso mi metto all'opera. Ho anche tantissime lavatrici da fare, tra cui anche tovaglie, asciugamani, tappeti autunnali che ovviamente devo mettere via. Bando alle ciance, tantissime cose da fare, ci mettiamo subito all'opera. Ecco qui tutti gli ingredienti, la ricetta ve l'ho lasciata prima, quindi andate indietro se non l'avete vista e fate uno screen. Io ho usato lo strutto come da ricetta, ma volendo potete anche usare il burro o l'olio. E prima di tutto metto la farina in planetaria con il lievito. Questo lievito non ha bisogno di essere sciolto prima nell'acqua, quindi lo potete versare direttamente così, è quello lì secco della Lidl. Nella ricetta troverete 25 grammi di lievito di birra fresco, che equivale a 7 grammi, quindi una bustina di quello secco. Quindi metto farina, lievito secco nel mio caso e un po' d'acqua per iniziare a creare l'impasto. Non c'è una precisa quantità d'acqua, però ve ne accorgerete quando inizierà ad impastarsi per bene. E poi andate ad aggiungere tutto il resto, quindi lo zucchero e tutte le spezie. Io in questo caso ho messo sia finocchio che anice. Poi lo strutto pian piano a cubetti, un altro po' d'acqua fino a quando si impasta tutto per bene, lo lascio lavorare per almeno 5 minuti. Quando è tutto impastato e si stacca dai bordi è pronto. A questo punto vado su un piano di lavoro un po' infarinato. Vado a fare qualche piega a mano e poi andrò a pesare le palline, che saranno poi i nostri biscotti. Io li faccio di 50-60 grammi ciascuno. Sono biscotti molto rustici, quindi non importa la forma. Quella che do io è quella classica, quindi preso un pezzo di impasto vado a fare un filoncino che poi andrò ad attorcigliare così su se stesso facendo un nodo sotto. Eccolo qui. Riposti belli larghi in delle teglie, vado a ricoprirli con della pellicola trasparente e poi con dei panni puliti. E lascio lievitare per circa 2 ore o comunque fino al raddoppio. Biscotti messi a lievitare, il rumore che sentite è il timer. E qui ho diviso tutte le lavatrici che devo fare, scure, bianchi, colorati e i tappeti. Come vedete sto già iniziando a togliere le cose autunnali e tutti i tappeti, cucina, bagno, tutti con le zucche.
Adesso mi metto di coraggio e inizio. Adesso la lavatrice, adesso sono salita al piano di sopra, vi faccio salutare dalla signorina che dorme. Buongiorno Lana. Lana aggressiva, va bene? Ti lascio stare, dormi, io vado a guardare le decorazioni natalizie che abbiamo. Mi aiuti tu? Ed ecco qui. Credo non siano tutte, manca l'albero ovviamente, le cose per fare il presepe, però a grandi linee questo è. Adesso guardo per bene cosa c'è, anche perché queste scatole vanno svuotate e vanno riempite con le cose autunnali. Come avete visto, ho iniziato a togliere tutte le decorazioni autunnali che sono tutte arancioni e sto praticamente incastrando, ho messo sotto alla base e anche ai lati, e poi andrò a fare tipo così la tovaglia, questa da tavola, e poi qui sto vedete incastrando tutte le cose fra gli strofinacci, i tovaglioli, il guantone, tutte le tazze, in modo tale che non si rompano tra di loro, anche se le mettiamo nel sottotetto stanno ferme lì, quindi nessuno le strapazza, non si dovrebbero in teoria rompere. Anche qui ho altro. Adesso ho fatto la seconda lavatrice e lascio i tappeti per ultimi ovviamente, e poi quando saranno asciutti li metto vicino ai termosifoni, quando si asciugheranno poi li metto tutti qua sopra, o no, veramente un'altra scatola proprio addetta ai tappeti, e poi metteremo tutto nel sottotetto. La lavatrice sta prendendo l'acqua e niente, continua, prosegue. Qui sto facendo fare un'extra centrifuga ai tappeti, così poi saranno meno zuppi d'acqua e si asciugheranno prima. Qui c'è ancora casino, c'è anche qualche spoiler natalizio, però ho iniziato a sistemare e a pulire, anche se adesso sporcherò perché devo preparare per la cena. Sono le 11:04, come vedete dall'orologio nel forno. E sì, c'è stato un momento di sconforto, mi sta venendo da piangere perché veramente c'era tutto in giro. Però adesso faccio vedere, bene o male, sto organizzando le cose. Altro piccolo spoiler, poi non vi faccio vedere più niente. Tra l'altro, vabbè, ve la faccio vedere questa. Non guardate quelle cose a terra, le devo lavare. Abbiamo preso una nuova poltrona, è in finta pelle, beige. E poi di sopra abbiamo messo non una, ma ben due cover. Quindi quello che ho fatto è mettere la prima cover, che sono comunque waterproof, perché non so se vi ricordate quel problemino che aveva Oliver, quella poltrona l'abbiamo buttata per questo motivo. Quindi ho messo la poltrona in sé, è impermeabile, poi una cover che è bianca, mentre questa è grigia. Sulla cover bianca abbiamo messo delle traversine, tutte qua, qui, qui, ovunque, e sopra ancora la cover grigia. Quindi dovremmo essere, come si dice, salvi da quel punto di vista.
steso i tappeti come avete visto e stavo riguardando i biscotti di San Martino. Sono raddoppiati tranne forse quello, però mi sono anche accorta di aver usato un lievito non troppo nuovo, quindi magari anche per questo li avevo comunque messi proprio vicini al termosifone a lievitare. Adesso ho già acceso il forno da un po', vado a cuocerli a 200 gradi per 15 minuti. Ecco qui i biscotti sfornati, guardate che si sono belli morbidi. Li lascio raffreddare su questa gratella e poi andrò a preparare la crema di ricotta e stasera li farcisco. Adesso però sto preparando la cena, ho messo due spicchi d'aglio e, a fare un po' di soffritto, poi andrò a mettere della passata e andrò a fare della carne alla pizzaiola, quindi la condirò con sale e tantissimo origano. Non ho le fettine, ho tipo straccetti, perché il mio ragazzo non ha trovato le fettine, e quindi la faccio così. È la seconda volta nella mia vita forse che la faccio, e praticamente la volta scorsa avevo messo uno spicchio d'aglio tritato, ma non si sentiva per niente, quindi questa volta lo metto in camicia e ne ho messi due. Niente, non vi faccio vedere tutto il procedimento perché magari a qualcuno può urtare la vista della carne cruda, ve la farò vedere poi a fine cottura. Eccomi qui ragazzi, sono adesso le 18:48, tra poco facciamo cena presto. E così poi ce la facciamo magari a guardarci per intero tutto un film, perché se non ce la facciamo, questa è la pura verità. Qui ho i biscotti che si sono abbastanza freddati ovviamente dopo ore, e qui ho l'occorrente per fare la crema, quindi la ricotta, la cannella, zucchero e chips di cioccolato, gocce di cioccolato. La ricotta vado a metterne solo un pochino perché farcirò pochi biscotti, tipo due ciascuno, solamente per farveli vedere e per mangiarli stasera. Gli altri, a essere onesta, li andrò a congelare e li mangeremo così, senza farcitura. Metto giusto un pochettino di zucchero, cannella, quella è sempre abbondante, e qualche goccina di cioccolato. E vado a mischiare tutto. Potete mettere anche una zest di arancia, di limone, se vi piace, o dei canditi. Devo aggiungere un po' di ricotta perché un pochino. Qui c'è l'Ana che spera mi cada un po' di ricotta. Ed eccoli qui, guardate che sono belli anche per farci colazione secondo me. Adesso io li metto in frigo e poi 10 minuti prima di mangiarli li tiro fuori così si ammorbidiscono un po' e poi li gustiamo.